un certo punto sicuramente questa passione per la letteratura americana vi ha portato anche, ancora una volta, a mio modo di vedere, con lungimiranza o con follia, no? Dipende dai casi, a puntare su altri scrittori americani. Una collana molto interessante di Raymond Fax è I Sotterranei, che guarda caso il nome è di un romanzo di Jack Kerouac, quindi ancora una volta la letteratura americana torna protagonista nella loro storia. All'interno dei Sotterranei, negli ultimi anni, a partire almeno, sin dall'inizio, a partire almeno dal 2001-2002, sono apparsi molti degli scrittori americani delle ultime generazioni più interessanti che esistono. E i primi, molto spesso, i primi a pubblicare i grandi scrittori americani sono stati proprio i soci di Raymond Fax, e quindi hanno potuto Rick Moore, Jonathan Lehner, il David Foster Wallace, che adesso credo anche David Foster Wallace sta passando lentamente a quel... A miglior vita, sì. C'è una figlia mia che... anzi... No, anche lì... Anche no, la domanda sostanzialmente è questa dello scouting di questi scrittori americani. Come nasce questa attenzione nei confronti dei giovani scrittori americani? Come si collega a questa passione precedente con... Dunque, anche qui sempre per onestà, perché poi ci sono persone che mi conoscono, quindi magari poi mi dicono, ah, hai detto tutte le persone. Non eravamo grandi conoscitori, esperti di letteratura americana, se non lettori più o meno voraci, più o meno appassionati. Credo di poter ricostruire abbastanza fedelmente il momento in cui per la prima volta ho visto in vita mia un libro di David Foster Wallace, ed è quindi, tra l'altro, appunto, una strana mediazione, perché in realtà dopo aver pubblicato il primo libro di Lawrence Ferlinghetti, questo signore che allora, quando nei primi anni 90, insomma la metà degli anni 90, lo ripubblicammo, molti dicevano, ah, ma perché Ferlinghetti è ancora vivo? E è ancora vivo oggi, tuttora, a 92 anni. E appunto andai a trovare la sua libreria di San Francisco, perché lui è anche libraio, scrittore, pittore, editore, un po' di tutto, e lì nella sua libreria vidi questo librone grosso così, con la copertina gialla fosforescente, se possibile ancora un giallo ancora più pacchiano di questo, e con scritto questo titolo: A Supposedly Fatty I'll Never Do Again. Non avevo mai sentito il nome di questo scrittore, era tra i libri consigliati della libreria City Lights, e quindi me lo comprai e me lo portai a casa e me lo sono iniziato a leggere sull'aereo, perché non c'entrava la valigia, la portava nel bagaglio a mano. E sono rimasto fulminato, sconcertato, come succede a molti lettori che per la prima volta leggono David Foster Wallace. Volendo appunto continuare nella Marcord, si può ricordare che era un periodo nell'editoria italiana in cui un autore di talento riconosciuto e affermato negli Stati Uniti, quindi anche al paese letterariamente, editorialmente, in cui il mercato editoriale italiano guarda con maggiore attenzione e frequenza, che aveva pubblicato all'epoca già 5 libri, nonostante appunto tutti questi libri al suo attivo, il fatto che fosse considerato già il miglior talento della sua generazione, eccetera eccetera, questo autore era misteriosamente sconosciuto in Italia, e questo poteva ancora succedere. Oggi è impensabile che uno scrittore americano che abbia avuto un minimo di visibilità e di successo
ma spesso è impensabile anche che un autore di cui si presume possa avere successo non è già stato venduto in bozze prima ancora di essere pubblicato a qualche editore italiano. Quindi devo dire, da questo punto di vista, forse abbiamo iniziato a fare gli editori in un momento ancora un po' fortunato in cui queste cose potevano succedere. E lo stesso, per citare altri nomi che hai fatto tu, appunto Letten, Moody, per, sempre per onestà qui devo dire che in realtà tanto Jonathan Letten che Rick Moody avevano già dei libri tradotti in italiano, però per un'altra di quelle leggi che queste vigono tuttora, queste qui per cui si dice che degli scrittori i romanzi si riescono a vendere, ma i racconti, i saggi, nessuno li vuole perché vendono poco, anche questo magari col tempo è un po' cambiato, ma all'epoca appunto uno scrittore come Rick Moody, che aveva già pubblicato 3 romanzi, uno dei quali era già diventato un film di grande successo di uno dei grandi film internazionali, La tempesta di ghiaccio, e lo stesso Jonathan Letten, che non era un best seller negli Stati Uniti come ora, però aveva già al suo attivo 5-6 romanzi e una raccolta di racconti, appunto. Per entrambi questi scrittori i rispettivi editori italiani non avevano alcun interesse ad acquisire diritti e tradurre i libri cosiddetti minori, e infatti appunto Marco Tropea, che allora faceva parte del gruppo Saggiatore, e Boppiani pubblicavano esclusivamente i romanzi di questi due scrittori, che a noi invece erano piaciuti per l'iniettiva, insomma, poi appunto facilmente riconducibile, diciamo, una partecipazione a un gruppo, a una generazione di scrittori americani per cui spesso appunto i loro nomi vengono associati, e appunto ci troviamo la possibilità di comprare i diritti appunto per Jonathan Letten, una raccolta di racconti, poi una seconda, poi visto che il nostro sodalizio funzionava bene si inventò lui un paio di libri che non esistevano negli Stati Uniti per darli solo a noi, quindi mettendo insieme un po' di pezzi sparsi usciti su riviste. E questo appunto ancora poteva succedere. Oggi, nonostante Minimum Fax magari abbia un po' più di esperienza, un po' più di presenza sul mercato, di visibilità, sarebbe molto più difficile, è molto più difficile riuscire a prendere autori che abbiano già una grande visibilità, una storia.